Buonasera, bentornati alla Fumetteria in TV. Siamo sempre in compagnia della nostra splendida Cristina Piazza di Crazy Comics and Games di Varese. Eccola qua con tanti bei Buonasera, fumetti. buonasera Lara, grazie per questi complimenti. Io settimanalmente da Lara ricevo dei complimenti che onestamente mi tengono su di morale, Ok, quindi per tutta la sono molto settimana per tutta la siamo a settimana sono in posto. autonomia fino a giovedì prossimo. Anche perché di complimenti c'è bisogno, perché in questa puntata iniziamo un pochino, diciamo, con una notizia Esattamente. non proprio di quelle positive. Perché ci ha da poco lasciato Kentaro Miura, un grande maestro, autore della serie Berserk, Berserk, pronunciato alla giapponese, un manga epico, un'avventura dark fantasy che ci ha accompagnato, ha accompagnato i lettori di manga, ma non solo, gli appassionati in genere, Per molti per anni. anni e anni. Questo manga è iniziato in Giappone nel 1989, addirittura episodico sulle riviste di settore, ha avuto fin da subito un successo esplosivo e nel 1996 è approdato sui nostri scaffali grazie a Panini Comics. Sì, andando a formare una generazione di lettori che da quel momento ha avuto in mano una storia come non se n'erano mai viste in realtà, perché Assolutamente. ha cambiato proprio il panorama fumettistico che arrivava dal Giappone, no? In quel momento. Sì, è un'avventura molto, molto forte, cioè dai toni, questo fantasy medievale che strizza l'occhio all'horror, molto, molto violento, molto sanguigno proprio Drammatico anche. drammatico Sì. e davvero epico in questa avventura, ogni cosa epica, ad iniziare dai disegni stupefacenti che il maestro Miura faceva, particolareggiati quasi a livello maniacale, in cui lo sfondo era un vortice di perfezione, di microlinee, in cui guardandolo veramente al microscopio si trovavano particolari meravigliosi. Sì, a questo proposito, tra l'altro, pochissimi anni fa era uscita anche un volume diverso da Berserk, dal titolo Gigantomachia, Gigantomachia, sì, un volume autoconclusivo. autoconclusivo, che proprio metteva in risalto, forse anche per le dimensioni col quale è stato pubblicato, perché era stato pubblicato in Aveva un grande grande dimensione, metteva proprio formato. in risalto questa caratteristica del disegno di Miura. Questi particolari così fini, questo uso del pennino. Assolutamente, assolutamente. Miura un artista grandissimo che ha immolato la sua vita Sì, praticamente praticamente sì, all'opera di purtroppo dopo Berserk. la sua morte, che è avvenuta tra l'altro il 6 di maggio, noi ne siamo venuti a conoscenza qualche settimana dopo, perché la Sì, notizia non è non è trapelata. trapelata immediatamente. Miura era una persona molto solitaria, molto spesso l'arte, diciamo, l'arte migliore nasce dal disagio peggiore. Era una Infatti. persona molto, molto sola e che aveva proprio dedicato la sua vita, usciva pochissimo, lavorava tutti i giorni. Lui ha fatto un Esatto. piccolo record della sua vita all'interno dei redazionali, dei suoi volumi, e negli anni, insomma, si è visto che quest'uomo dedicava veramente tutto se Tutta se stesso stesso, al suo lavoro, alla sua arte e arrivando a nutrirsi che praticamente solo di barrette di Red Bull, tutte cose energetiche. molto sane che lo Non aiutavano uscendo a di casa per stare, mesi, il sì, momento in per cui usciva mesi, di casa si sentiva male, perché ovviamente. a disagio. Sì, diciamo che era sicuramente una persona che aveva tanti demoni nel suo interno, oltre a quelli Metteva su che lui carta. disegnava. E spesso una delle cose che spesso ricorre nella vita dei mangaka è proprio questa. Cioè, a volte noi ci immaginiamo che, insomma, fare il disegnatore di fumetti, fare i giornaletti, tra virgolette, come li chiamavano una volta, sia un lavoro, insomma, bello, insomma, cool, riposante, ma dai, tanto stai seduto. In verità, soprattutto in Giappone, ma in tutto il mondo, chi fa questo lavoro è spesso costretto a degli orari veramente Sì, ha dei incredibili, a ritmi dei ritmi mostruosi pazzeschi per rispettare le scadenze che vengono imposte. dagli Anche editori. giustamente, anche no, insomma, dagli editori che comunque devono produrre questi volumi. Però
Quindi, che dire, quest'opera per il momento, quest'opera che è uscita anche veramente per tantissimi anni, molto lunga, che ha impegnato tantissimi anni di vita di Miura e che ha impegnato tantissimi anni di attesa dei lettori, per il momento rimarrà incompiuta, ma noi speriamo che qualcuno raccolga l'eredità di questo grande maestro e che continui Berserk, continuino le avventure di Gatsu, questo guerriero potentissimo, Sì. assetato di vendetta, e di Casca, la sua meravigliosa donna. Benissimo, con questo messaggio triste ma assolutamente doveroso, perché veramente personaggi così ce ne sono pochi nel mondo, in In generale in tutte generale. le arti. Cambiamo registro. Un registro, parliamo di Assolutamente. qualcosa di invece molto allegro e anche molto piccante, perché ve ne avevamo accennato. Quando ci fu il Free Comic Book Day ed è uscito finalmente Sweet Paprika di Mirka Andolfo, questa nostra gloria nazionale, una bravissima disegnatrice, una bravissima autrice completa che ha lavorato tantissimo anche all'estero per la DC Comics, per esempio, ha fatto un sacco di cose ed è famosa. Anche all'estero, perché molte delle sue opere vengono tradotte e pubblicate in tutto il mondo. Questa Sweet Paprika è una commedia sexy che ci parla di Paprika, che è una diavolessa in carriera, assorbita totalmente dalla sua carriera, finché a un certo punto si rende conto che ha bisogno anche di qualcosa di più, di un contatto fisico, diciamo, in questo mondo fatto da angeli e demoni. Che però, diciamo, non sono gli angeli dei demoni Diciamo tradizionali, sono, forse che vanno, coesistono, che ecco, sono un po'. sì, vanno un po' a rappresentare i nostri lati un po' più forti, no? Per esempio, in Paprika il lato che trapela di più è questa sua proprio essere malvagia sul posto di lavoro, Sì, una vera lei è arpia. integerrima, sì. Con un padre estremamente puritano e che quindi ha schiacciato un po' questa sua voglia di amore, di compagnia e anche di femminilità, e a un certo punto si ritrova proprio su questo a desiderare un compagno. Cosa sceglierà? Un angelo? Un demone? Chi Chi lo lo sa? sa? Un È una figo storia comunque. veramente divertente. Divertente, ma anche con dei risvolti che ci fanno un po' riflettere sulle nostre vite, sul lavoro, su come tante volte siamo assorbiti così tanto dalle nostre carriere, Da da dimenticare dimenticarci dei tutto il nostri resto. affetti, di tutto Infatti, quello che è il resto della vita, tra l'altro, no? una cosa molto, molto carina che questa commedia sexy esce in diverse versioni. Questa qua è quella regular. Poi abbiamo una versione che a me fa molto, molto ridere, mi diverte un sacco la copertina, perché è la versione hot, che è praticamente identica alla regular, solo che in molte tavole i vestiti non ci sono, Sono diciamo così, un po' meno, sono un esatto. po' meno. Diciamo che è una È versione una cosa che mi fa che divertire, non so se... l'autrice ha voluto Sì. tantissimo perché appunto voleva poter fare anche una versione un pochino più piccante, dedicata insomma ad un pubblico anche se vogliamo più adulto, Esatto, per mettere appunto in luce questa parte della sensualità che in Paprika tra ricorre l'altro lei non ha uno spessissimo. stile estremamente realistico, uno stile un pochino più Un po' cartoon, cartunesco, sì. quindi anche i dettagli anatomici comunque non sono mai volgari, sono sempre molto Sì. divertenti. La cosa che mi ha fatto veramente divertire un sacco, non so se vi ricordate quelle penne che c'erano una volta. Con le donnine, tu giravi la penna e la E la donnina donna perdeva si gli abiti. spoglia. Ecco, questa ha fatto una fascetta così che tu tiri giù, adesso non la tirerò giù, non la tirerò giù tutta. Ma Però, a un certo punto a un certo punto, cosa perdono gli succede? abiti e questo è Esatto. divertentissimo. Poi sono uscita anche una bibita, no? Una tonica alla paprika. E poi c'è anche questo bundle dove ci sono la coppia, quella proprio castigata, la coppia quella più hot, Yes. quindi. Non so se siete in due, uno vuole Potete, leggere, esatto, potete. E scegliere. poi una magga, un bicchiere per bere un caffè fortissimo, come quello che piace a Caldissimo. Paprika. Fortissimo, caldo come Ma l'inferno. c'è anche un'altra sorpresa. Infatti, il 6 giugno Ah, è vero, è Mirka vero. Andolfo sarà ospite da noi. Sì,
sta facendo questo tour per tutte le fumetterie d'Italia, arriverà proprio qua a Varese il 6 giugno. Il 6 di giugno, infatti, grazie a Star Comics, che è il suo editore che ha organizzato questo tour per le fumetterie e per le librerie, il 6 di giugno voi potrete incontrare Mirka Andolfo, potrete farvi autografare e sketchare, quindi avere un piccolo disegno sull'albo che desiderate, che sceglierete. È un incontro a numero chiuso, mi raccomando, sì, quindi bisogna prenotare, mi raccomando, perché bisogna rispettare assolutamente nel massimo regole. Rispetto delle norme anti-Covid, per fare tutto in sicurezza dovete chiamarci in negozio, così che noi vi daremo le direttive su come partecipare nella massima sicurezza. E guardate che Mirka Andolfo è un personaggio da conoscere, perché è simpaticissimo, tra le altre cose. Davvero divertente, un bravo, suo va. Disegno su un albo è veramente qualcosa di prezioso, sì. E dopo 2 anni in cui le fiere non ci sono più e quindi incontrare gli autori è diventato assolutamente impossibile, incontrarli dal vivo, questa è una grande occasione. Benissimo, io direi che oggi abbiamo dato, perché giustamente sì. Presentiamo qualche fumetto in meno, ma Kentaro Miura meritava di essere ricordato in un modo degno. Assolutamente, così come anche invece la nostra Mirka Andolfo meritava il suo spazio. Quindi con gli altri fumetti ci vediamo la prossima settimana, sempre giovedì alle 21 su Rete 55 con la fumetteria in TV. Buona serata a tutti! Buonasera!